Il centro vaccinale anti-Covid di Sulmona, all'interno del palazzetto dello sport Nicola Serafini, in località Incoronata, è stato ulteriormente potenziato. Ora sono 8 le postazioni a disposizione per arrivare a 500 vaccinazioni giornaliere. Tutto dipenderà dalla disponibilità delle dosi dei vaccini che, come annunciato dal governo, saranno aumentate nel mese di aprile. Questo è un centro che già funziona da un po' di tempo, però sono venuto oggi proprio per vedere personalmente anche con il sindaco l'ulteriore sviluppo di questo centro stesso, che raddoppierà la sua capacità di somministrazione dei vaccini, perché in questa fase dobbiamo potenziare e sviluppare tutto quello che possiamo per poter garantire in tempi rapidi la massima somministrazione di vaccini a tutta la popolazione che ne fa richiesta. Nella provincia dell'Aquila qual è attualmente la situazione? Beh, nella provincia dell'Aquila è una situazione che viene costantemente monitorata anche per quanto riguarda appunto il numero dei contagi. Colgo l'occasione per rinnovare a tutti quanti la necessità di una stretta osservanza delle prescrizioni di quanto riguarda il discorso del distanziamento, l'uso delle mascherine, l'igiene appunto delle mani, che sono elementi importanti e fondamentali per contenere la diffusione del virus e che, ahimè, purtroppo ancora non è terminata. Nel momento in cui noi avremo più vaccini, e ci è stato promesso che li avremo a stretto giro, chiaramente noi dobbiamo essere pronti a poterli somministrare appunto in tempi rapidi, e il potenziamento dei vari centri vaccinali, la mia presenza anche qui è proprio quella di verificare che si stia andando nel verso giusto, e soprattutto anche attraverso queste interviste, queste comunicazioni, e ringrazio anche la stampa per questo, dare la massima comunicazione alla popolazione su quello che sta facendo l'azienda in stretta collaborazione con tutti i sindaci della provincia. Già quasi un sesto della popolazione è stata già vaccinata. Oggi però dobbiamo accelerare, quindi l'allestimento, il fatto che comunque sia stata quadruplicata la capacità della struttura di poter accogliere utenti e operatori, oggi ci garantisce rispetto a quelle condizioni base. Preoccupa la situazione in Marsica in merito alla variante brasiliana. Dopo i primi 4 casi accertati nei giorni scorsi ad Avezzano, le attività di sequenziamento condotte dall'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise hanno fatto emergere altri contagi da Covid-19 riconducibili proprio alla variante. Anche per quanto riguarda appunto questa variante c'è il Dipartimento di Prevenzione che sta monitorando tutti i casi che ci sono, sono sotto stretta osservanza, come sempre il Dipartimento di Prevenzione garantisce in queste situazioni.